l'Associazione Culturale Musicale Santa Cecilia di Cefalù e l'Associazione Siciliana Musica per l'Uomo di Cefalù vi danno il benvenuto alla serata finale dell'ottavo premio Maria Elisa di Fatta. Via giovanissimi talenti, Alessio Francolino, frequenta il secondo anno del secondo livello di corso di pianoforte. Per la categoria Giovanissimi Talenti di Biagio Genualdi. Frequenta il sesto anno del corso di tromba presso il Conservatorio Vincenzo Bellini di Palermo. Sempre per i giovanissimi talenti, Giulio Lodato, frequenta il secondo anno del corso di pianoforte presso il Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera. Si tratta di Riccardo Obiso, frequenta l'ottavo anno del corso di violino presso il Conservatorio Vincenzo Bellini di Palermo. Adesso passiamo alla categoria giovani interpreti, musicisti da 16 anni in su. Inizierà Lia Ceravolo, frequenta il settimo anno di fisarmonica classica. E adesso è il momento di Federico Di Noto.
Frequenta il quinto anno di pianoforte presso il Conservatorio Vincenzo Bellini di Palermo. Concludiamo con l'ultima concorrente, sempre per giovani interpreti. Ascolteremo Valentina Vinti, frequenta il terzo anno del triennio di canto lirico presso il Conservatorio Vincenzo Bellini di Palermo. La sua insegnante. Piacere di avere qui con noi questa sera il vincitore della categoria Giovani Interpreti dello scorso anno. Scusatemi, Riccardo Caruso. Speriamo da quest'anno anche la collaborazione del liceo artistico di Cefalù. Il disegno rappresenta appunto la rocca di Cefalù che, rispecchiandosi sul mare, prende la forma di un violino. Consegnare il premio speciale all'insegnante con il maggior numero di allievi premiati alla professoressa Mariangela Longo dell'Istituto Toscanini di Ribera. Grazie, grazie. E devo dire che questo premio, questa sera, l'ottavo premio Monelizia di Fatta, ha raggiunto un livello altissimo, perché io... Va bene, possiamo anche dare il premio del pubblico. Volevo... Ci mettiamo dentro. E allora, col 33% dei voti, ha vinto il numero 3, Lodato. Ecco qua. La giuria, il presidente della giuria, il maestro Mameli, il maestro Visconti, la maestra Manno, il maestro Testa e la maestra D'Angelo. E viene intitolato Maria Elisa Di Fatta, che è stata una mia allieva di conservatorio, per cui io sono particolarmente legato a questa manifestazione e quindi per i giovanissimi si è espressa dando il primo premio al violinista Riccardo Obbiso. Adesso andiamo ai giovani, i giovani interpreti del pubblico. La commissione per i giovani interpreti si è espressa dando il primo premio al pianista Di Noto. Un premio.
premio speciale era previsto quest'anno anche per l'insegnante del vincitore della categoria giovani interpreti. Quindi abbiamo il piacere di chiamare qui sul palco il maestro Antonio Sottile, insegnante appunto di Federico Di Noto. Quindi il conservatorio riserva al premio di Fatta gli unici due concorsi che si svolgono all'interno di un conservatorio, quindi teniamoci questo privilegio, perché è veramente una cosa molto molto bella. Ma sopra il nostro palco, e arrivederci al prossimo anno. Grazie a tutti e buona festa del Santissimo Salvatore.